Li vedrà anche quando porgeranno a lei le domande, professore. Intanto io adesso devo ringraziare, ragazzi, il professore. Io devo dire, ho insistito parecchio per poter avere la disponibilità del professore, che tra l'altro è già stato nostro ospite 2 o 3 anni fa. E quindi io ringrazio il professore per essere qui con noi. Allora, questo incontro l'abbiamo fortemente voluto perché sa perfettamente che uno dei percorsi, uno degli step che i ragazzi dovranno anche affrontare per gli esami di Stato è appunto cittadinanza e Costituzione. Ma al di là di questo, il titolo dell'incontro che noi abbiamo inserito è la Costituzione e le libertà fondamentali al tempo del coronavirus. Allora, i ragazzi, noi abbiamo vissuto 2 mesi e mezzo difficilissimi, 2 mesi e mezzo nei quali ognuno di noi si è sforzato, consapevole della situazione difficile, del rischio che comunque c'era, di comportarsi bene. Però questo comportarsi bene in qualche modo ha voluto anche dire un po' reprimere le libertà, reprimere soprattutto nei nostri giovani, nei nostri ragazzi che sono stati bravi, sono stati al loro posto, però penso che abbiano realmente patito, forse sono stati meno giovani ad essere meno bravi, ma loro sono stati bravi. E quindi adesso che è finito questo periodo, penso che uno degli interrogativi che loro stessi si sono posti riguarda proprio le libertà fondamentali. Quanto è stato giusto, quanto è stato, come dire, in qualche modo rispettoso anche della stessa Costituzione, attuare questi provvedimenti di restrizione forte delle libertà fondamentali. Ecco, questa è la domanda che uno, diciamo, che forse la maggior parte di noi, forse la maggior parte dei giovani che hanno, diciamo, che naturalmente per il fatto stesso di essere giovani, ragazzi, adolescenti, hanno bisogno di incontrarsi, di sentirsi liberi, perché fa parte dell'adolescenza, e quindi hanno vissuto questo periodo consapevoli di doverlo vivere in questo modo, ma anche con grande sacrificio e consapevolezza. Quindi io le lascio la parola, professore. Non so se c'è il dottor Tornesello che... Ah, bene, allora c'è il dottor Tornesello, passo la parola a Rosario Tornesello, così che interviene, anzi gli chiedo la cortesia di intervenire per, se vuole dire qualcosa in merito, e lo ringrazio per essere presente. Io ringrazio voi per l'invito e per la spiata che avete fatto. In realtà stavo seguendo con attenzione questo dibattito, questo incontro e l'introduzione di Anna Rita. Non avrei nient'altro in realtà da aggiungere, perché aspetto come tutti di sentire le parole del professore. È stato per noi, come diceva la dirigente, un periodo molto difficile. Ci siamo riscoperti tutti quanti partecipi di un destino comune e soprattutto artefici del nostro stesso destino. E devo dire che ne parlavo anche con chi ha organizzato questo incontro, che a me, come insomma adulto, ultra cinquantenne, mi ha molto sorpreso l'atteggiamento dei ragazzi, che ancora una volta si dimostra in possesso di quei requisiti, di quella forza e di quella capacità di adattamento che noi adulti, un pochettino un po' più sclerotizzati in tanti atteggiamenti, abbiamo smarrito. Dovremmo ricominciare proprio da loro. Per questo non tolgo veramente un secondo di più e seguo con attenzione il dibattito che ci sarà tra il professore e le domande che vorranno porgere i ragazzi. Intanto saluto il professore ed è molto un grande piacere per me rincontrarlo. Ricambio. E a questo punto che cosa possiamo fare? Possiamo cominciare? Ma certo. Chi è che dirige il traffico?
La dirigente. No, diciamo che non ho ancora avuto la qualifica di vigile urbano, però insomma nella vita bisogna un attimo anche saper improvvisare, per cui diciamo che io mi impegnerò a fare questo nuovo ruolo, a svolgere, a interpretare questo nuovo ruolo, però come primo punto, visto che io devo dirigere, lascio la parola a lei professore, quindi è lei adesso che prende in mano. Io ho bisogno di un'indicazione preliminare. Io su questi argomenti vi posso intrattenere per alcuni giorni, se volete, ma credo che invece questo nostro incontro preveda principalmente le domande dei partecipanti. Allora, mettiamoci d'accordo sul tempo che è a disposizione per me e poi la parte che invece riguarda... Guardi, io penserei, lei magari, se sappiamo perfettamente, noi le dico professore, staremmo ore ad ascoltarla. Perché no, già ma, come... no, ma la domanda più specifica mia è questa, i ragazzi si sono preparati delle domande? Ma sì, chiaramente poi dipenderà anche da quello che dirà lei, certo. Benissimo, va bene, quindi io cercherò di essere il più sintetico possibile partendo dal tema che mi è stato prospettato nell'introduzione, cioè come si conciliano le responsabilità sociali con i diritti individuali, con riferimento a quello che è accaduto questi 2 mesi e mezzo, 3 mesi, in conseguenza della pandemia. Ecco, la premessa potrebbe essere questa, che quando non sappiamo bene come comportarci, come muoverci, quali sono i dilemmi, forse guardare la Costituzione ci aiuta sempre. La Costituzione è un testo pieno di saggezza, non lo dico, diciamo, per interesse mio, in quanto io ho dedicato la mia vita alla Costituzione, studio e insegnamento della Costituzione, ma perché voi conoscete forse questa definizione data alla Costituzione, di definizioni ce ne sono tantissime, ma questa qui mi sembra particolarmente adatta ai tempi che viviamo. Dice: la Costituzione è quella cosa che i popoli si danno quando sono sobri, conosciamo questa parola, a valere per i momenti in cui siamo ubriachi. Ecco, allora, quando siamo ubriachi è buona cosa avere un punto di riferimento. Siamo sobri quando riusciamo a vedere le cose con maggiore chiarezza che non nei momenti di difficoltà. Ora, la Costituzione si basa su un riconoscimento di un catalogo molto esteso di diritti della persona. Diciamo diritti di libertà, tutti i diritti sono diritti di libertà da qualcosa, dagli arresti arbitrari, dalla censura, ma anche dalle malattie. Il diritto alla salute, se ci pensiamo, è un diritto di libertà dalle malattie. Se uno è ammalato è meno libero di quanto non sia una persona che è sana. Ecco, i diritti di libertà sono tutti diritti che riguardano il singolo, che viene protetto da interferenze negative, da violazioni, da arbitri, da abusi sulla sua persona. Tra questi diritti bisogna però fare una distinzione, che facciamo partendo dal diritto alla salute. Il diritto alla salute è prima di tutto un diritto riconosciuto alle singole persone. Il diritto di cura, il diritto di essere assistiti nel momento in cui la salute è messa in pericolo. Si può anche aggiungere che nel diritto alla salute è compreso l'aspetto negativo, cioè se io non voglio curarmi, voglio lasciarmi morire, la Costituzione riconosce questo diritto.
non si può essere costretti a subire un come si dice nella Costituzione stessa, un trattamento sanitario obbligatorio. Siamo noi padroni della nostra esistenza. Questo però vale fino a un certo punto. Non vale più quando la malattia mia, o se volete, quando il mio rifiuto di curarmi diventa un rischio per gli altri, che è il caso nostro. La salute non è un bene, non è soltanto un bene individuale, ma è anche una precondizione per la salute degli altri, e questo soprattutto nel caso delle diffusioni di contagi. Noi stessi in questi casi siamo o possiamo essere dei portatori di pericoli per gli altri. E allora, in questi casi, solo in questi casi, la Costituzione ammette che certe libertà individuali possono essere circoscritte, possono essere limitate, compresse, in vista, in questo caso, della salute di tutti. Non so se è chiaro, c'è proprio una distinzione netta da fare, diritti individuali e diritti che sempre sono individuali, ma il cui esercizio si riverbera sui diritti altrui. E la nostra Costituzione stabilisce che la salute, oltre ad essere un diritto individuale, è anche un interesse generale di tutta la collettività, proprio nel senso che stavo per dire. Quando si tratta di patologie che hanno una capacità infettiva, è chiaro che noi non siamo più padroni solo di noi stessi, anche di noi stessi, ma non solo. Dobbiamo assumere un atteggiamento di responsabilità nei confronti della collettività. Badate che questa caratteristica dei diritti di dover essere inquadrati in una prospettiva comune e non riguarda solo la salute. Pensate alla tutela della natura, del pianeta. Io potrei rivendicare il mio diritto di non fare la raccolta differenziata, ecco, partiamo da cose molto terra terra, molto concrete, ma non lo posso fare se, rivendicando questo diritto, danneggio l'aspetto generale dell'ecologia. Lo posso fare perché mi rendo conto che vivo in un mondo in cui si tiene holistos, greco holos, che vuol dire tutti insieme, viviamo in un tutt'uno. I nostri comportamenti individuali spesso hanno delle conseguenze che riguardano l'insieme, l'ecologia, la salute, il consumo di energia, per esempio, perché ogni volta che io spreco energia la sottraggo all'uso comune. Ecco, viviamo in un'epoca in cui ci rendiamo conto che ci sono questi nessi che fanno sì che la vita di ciascuno è strettamente intrecciata con la vita degli altri. Ci sono dei beni collettivi che bisogna proteggere anche per noi, perché la protezione dell'ambiente poi ritorna a vantaggio di ciascuno di noi, richiede dei sacrifici, ma che ritornano poi per il benessere nostro. E la stessa cosa per la salute. Ecco, vorrei che questo punto fosse estremamente chiaro. Il diritto alla salute è un diritto individuale, ma se questo incrocia un interesse generale,
possono essere posti dei limiti nell'interesse generale, ripeto, nell'interesse generale che poi si riverbera sulla salute di ciascuno. C'è questo andare e venire tra il singolo e il tutto, tra il singolo e la società nel suo complesso. Ora, la nostra Costituzione non ha ignorato questi problemi, perché l'articolo, tanto l'articolo che riguarda la salute è l'articolo 32, che dice quello che vi stavo raccontando adesso. Dice che ciascuno di noi può essere obbligato a tenere dei comportamenti, obbligato, se questo serve alla salute degli altri, se serve alla sicurezza e alla incolumità degli altri. Ora, nel caso del coronavirus, come sanno bene i ragazzi che sono collegati con noi, le limitazioni che sono state imposte dal governo riguardano prima di tutto la libertà di circolazione, per cui ci è stato detto che facciamo bene a stare chiusi in casa. Io, com'era lo slogan governativo, io non esco, era così, diceva una cosa di questo genere, non era particolarmente felice, perché la vita sociale presuppone che si esca, che si vada incontro al proprio simile, si parli con i propri simili. Comunque, la prima limitazione ha riguardato la libertà di circolazione, che la Costituzione dice che può essere limitata per motivi di sanità e di sicurezza. Mi pare che siamo completamente in questa situazione. E poi un altro articolo della Costituzione, che riguarda, diciamo, gli assembramenti, dice che le riunioni possono essere vietate quando esistono motivi di sicurezza e incolumità pubblica. Ecco, vedete, sono due esempi che ci dimostrano che la Costituzione, pur così orientata a tutela dei diritti individuali, però si è resa conto che la tutela dei diritti individuali non può essere limitata quando l'esercizio di queste libertà ridonda, potremmo dire, ha delle conseguenze sulla sicurezza, il benessere, la salute dei propri concittadini. Ed è ciò che è avvenuto. Molti hanno protestato, hanno detto qui siamo in una situazione prefascista, qualcuno ha evocato le dittature, il Cile di Pinochet. Beh, anche nel Cile di Pinochet erano vietati gli assembramenti o le riunioni pubbliche, e c'era il coprifuoco, è per l'appunto una misura in forza della quale la gente per certe ore della giornata e della notte deve rimanere in casa. Dittature, e ho fatto l'esempio di quella cilena, di Pinochet. Queste limitazioni servono a che cosa? Servono al potere, sono misure per combattere il dissenso e rafforzare il potere dei governanti, sono misure autoritarie. Viceversa, nel caso previsto dalla Costituzione, delle misure che assomigliano esteriormente a quelle altre, però sono previste non per il potere, a favore del potere, ma sono previste per il benessere di ciascuno di noi. È proprio l'esatto contrario, quindi non diciamo sciocchezze facendo riferimento a situazioni lontane dalle nostre. Naturalmente questa situazione ci pesa, ci è pesata, forse adesso ci pesa un po' di meno nella fase 2, può darsi anche che si ritorni a una fase 1, Aggiungo che poi forse voi in queste terre benedette della Puglia, dove vi trovate, non avete
percepito direttamente la gravità della situazione in cui ci siamo trovati. Chi vive al nord, in Lombardia, ma anche in Piemonte, da dove vi parlo, ha potuto toccare con mano il disastro di questa epidemia. Molti di noi, moltissimi di noi, hanno avuto amici, parenti colpiti, che hanno passato mesi in terapia intensiva, in una situazione terrificante, sotto un casco protettivo, avendo a che fare non con dei medici in carne ed ossa, ma con delle specie di robot di cui non vedevano neanche il volto, una situazione disumanizzante, senza poter incontrare i propri parenti, essendo in isolamento, magari morendo. Nel caso della famiglia mia abbiamo avuto due cugini, uno dei quali è morto. Beh, è morto in totale solitudine. Capite lo scombussolamento anche affettivo che ciò che noi abbiamo vissuto ha comportato. Immagino che appunto nella terra benedetta della Puglia, in cui voi avete la fortuna di vivere, la drammaticità della situazione non è stata percepita come da noi. Però naturalmente il virus non conosce confini, potrebbe espandersi, ci auguriamo di no. È un po' come lo Spirito Santo, il virus, l'avete presente? Si dice lo Spirito Santo spira dove vuole, se ne va dove vuole. E quindi c'è un problema di tenerne sotto controllo gli spostamenti. E da che mondo è mondo, ci sono solo due modi, non si è inventato nulla se non il vaccino, che ci sarà, se ci sarà, chissà quando. E questi due modi sono starsene in casa propria ed evitare gli assembramenti. Se leggete il celeberrimo capitolo del Manzoni sulla peste di Milano, o anche Tucidide, o anche la peste di Camus, eccetera, eccetera, sapete che in questo non si è inventato nulla di più efficace che non queste misure. Ora, dicevo, sono misure pesanti. Noi dobbiamo fare attenzione a che restino in piedi, restino in vigore, solo fino a quando sia necessario. Devono essere misure temporanee, perché come tutte le misure di emergenza, le misure di emergenza sono collegate alla emergenza, quindi non a una situazione stabile. Se proseguissero senza che ce ne fosse più bisogno, è chiaro che diventerebbero incostituzionali, irrazionali. E poi devono essere delle misure, diciamo così, testate scientificamente. Sapere per esempio se le mascherine servono o non servono, questo ce lo devono dire gli scienziati. Le misure igieniche sono gli scienziati che ci devono dire che cosa occorre fare. Oltre una certa misura, però, bisogna che questi provvedimenti di emergenza vengano o modificati, nel senso di essere resi meno costrittivi. Questo, l'attenzione di noi deve essere sempre allerta. Bisogna tenere sotto controllo, da parte dell'opinione pubblica, aggiungo, dell'opinione pubblica informata, cioè informata degli aspetti medicali, epidemiologici, medici, in maniera tale che democraticamente ci sia un controllo sui nostri governanti. Opinione pubblica informata, perché in questa fase, può darsi che qualcuno di voi ne abbia conoscenza, si sono dette tante di quelle sciocchezze, fake news, anche da parte di persone di tutto rispetto. Non so perché hanno
avuto un ruolo particolarmente rilevante i filosofi, non so se ci sono degli insegnanti di filosofia qui che stanno guardando, i filosofi spesso sono delle persone un po' strane, un po' pericolose. Ecco, ci sono dei filosofi che hanno sostenuto queste due tesi. Uno, che è un grande complotto internazionale. Non è vero che c'è il virus. È stata una montatura da parte di poteri occulti che attraverso la, diciamo, la valorizzazione dal loro punto di vista dell'infezione vogliono diciamo, imporre alle società, non solo alla società italiana ma un po' in tutto il mondo, dei regimi autoritari. Ecco, è il classico modo di pensare al complotto. Dietro c'è qualcuno che manovra per interessi loschi, per interessi non dichiarati. Cioè in realtà il virus non esiste, è una montatura. Questa è la prima proposizione. Bisognerebbe sentire la comunità scientifica che ci dice unanimemente che non è vero. Intendiamoci, la comunità scientifica è poi divisa al suo interno, perché non tutti pensano che certe misure siano utili o altre più utili o meno utili, però tra gli scienziati non c'è nessuno che osi dire che la pandemia coronavirus non esiste. Sarebbe bastato andare nelle corsie degli ospedali, dei reparti di terapia intensiva per vedere quello che è successo e ancora oggi, sia pure in misura minore, succede. Questa è la prima cosa che viene detta e bisogna essere ben informati per diciamo, respingere questa idea, perché respingere l'idea del complotto implica che cosa? Implica la ribellione alle misure di contenimento, implica un comportamento irresponsabile. E la seconda posizione che viene anche sostenuta da illustri filosofi, magari citando precedenti famosissimi, che riguardano la posizione di quelli che nella storia hanno detto piuttosto che vivere in cattività vuol dire senza libertà, in un regime di oppressione, piuttosto che vivere in queste condizioni, io preferisco morire. La vita senza libertà non ha valore. Questo è stato detto da anche giornalisti famosi, che non faccio nomi naturalmente, che hanno detto piuttosto che sottostare a queste limitazioni, io rivendico la mia libertà e mi gioco la mia vita. Esco fuori, abbraccio i miei concittadini, li bacio, respiro a 3 centimetri di distanza. Perché? Perché la mia libertà vale di più della mia vita. È un atteggiamento molto nobile questo. In passato quante sono le persone, i martiri, che hanno detto per la mia fede religiosa, per l'amore del mio prossimo, mi gioco la vita. Perché se non faccio così, la mia vita non ha valore, non ha valore per me. Tutto bene, se non fosse, e qui non è in gioco per la vita di questi pseudoeroi, è in gioco la vita anche degli altri, la salute anche degli altri. Quindi se ha un bel dire io sono disposto a mettere in gioco la mia esistenza, no, tu sei disposto a mettere in gioco la tua esistenza e anche quella degli altri, e questo non te lo puoi permettere.
Ed è per questo che lo Stato, e la Costituzione che citavo prima, prevede la possibilità di restringere i tuoi diritti, perché ci sono anche i diritti degli altri, che non è detto che condividano la tua opinione e che siano disposti a sacrificare la propria salute e la propria vita, come invece fai tu con questi atteggiamenti, per me irresponsabili, ma che vengono presentati come atteggiamenti eroici. Che facciamo? Manca, è venuta meno la nostra manovratrice. No, è andata, si è bloccata un attimo. Ci sono, sono qui. Ecco, benissimo. Sì, c'è stata un'interruzione di linea. No, va bene, io avrei finito questa introduzione sul coronavirus specifico. Poi naturalmente con le domande che mi farete io sono pronto ad allargare il discorso a tanti altri aspetti connessi. Quindi professore, cominciamo già con le domande, cominciamo già così, così poi eventualmente cogliamo anche l'occasione di poter affrontare altri aspetti magari. Certamente. Benissimo. Intanto, allora, dica solo se sono stato chiaro. Lei, guardi professore, il problema è... Non lo deve porre minimamente, perché lei ha una grande capacità comunicativa e di spiegare concetti anche non semplicissimi in maniera molto lineare e comprensibile. Bene, scusi, però capacità comunicativa limitata, perché quando io devo parlare davanti a una macchina, lo so, io sono nettamente contrario a queste diavolerie, preferisco di gran lunga avere di fronte a me delle persone vive. Ma questo accadrà il prossimo anno, professore, si sta come dire da solo. Speriamo. Va bene. Allora, io passerei la parola a Sara Ciriolo, che vuole porgere una domanda. Sì, buongiorno. Ma la vediamo? Sì, sì, ecco Sara. Sara, sì. Accendi la telecamera intanto. Sì, sì, ho acceso tutto. Audio e... Ok, dai, allora arriverà Sara. Ok, allora, buongiorno. Alla domanda che avevo pensato di porle ha in gran parte già risposto, ma vorrei chiederle inoltre se restano legittimi costituzionalmente in relazione, come detto in precedenza, all'articolo 32 e all'articolo 16, i decreti del Presidente del Consiglio, nonostante non siano discussi e votati in Parlamento e nonostante sia stato in un certo senso superato l'ambito di competenza del decreto stesso. Grazie. L'ambito di competenza di chi? Del creare il decreto stesso, modo in cui... Sì, allora, questa è una domanda che ci introduce nel mondo meraviglioso e spaventoso dei cavilli giuridici. Allora, la Costituzione, facciamo un quadro generale. Innanzitutto la Costituzione si preoccupa delle situazioni di emergenza. Il diritto legislatore, o per propria incapacità, o molto spesso perché non tutti gli eventi della vita individuale, della vita sociale, sono preventivabili, no? Per fortuna ci sono delle novità che non abbiamo previsto. Se tutto fosse previsto, pensi che tristezza la nostra esistenza. Però queste novità spesso sono novità pericolose, che devono essere affrontate con delle misure, dei provvedimenti che non erano stati preventivati, perché nessuno ci pensava. Allora c'è un articolo della Costituzione che dà al governo il potere di intervenire con, cito l'articolo 77, il potere di intervenire sotto la sua responsabilità. Si tratta di agire con leggerezza, il governo deve assumere la responsabilità di quello che fa.
adottare provvedimenti provvisori, già ne abbiamo parlato, no? La restrizione dei diritti può giustificarsi solo fino a quando dura la situazione di emergenza. Allora, provvedimenti provvisori con forza di legge, quindi che equivalgono alla legge, sono atti del governo e non del Parlamento, ma che hanno lo stesso valore, possono tenere il posto delle leggi nei casi straordinari di necessità e urgenza. Ecco. Allora, casi straordinari vuol dire casi che non si erano previsti o non si potevano prevedere in anticipo. Di necessità e urgenza, credo che gli interventi per contrastare la diffusione del virus rientrino pienamente in questa definizione. Quindi non è vero quello che certi commentatori hanno detto, la nostra Costituzione non funziona, non prevede i mezzi, gli strumenti. No, no, c'è un articolo specifico, articolo 77, che parla dei provvedimenti, ripeto, da adottare in casi straordinari di necessità e urgenza. Sembra scritto questo articolo pensando al coronavirus. Questi atti del governo però devono essere, dice sempre la Costituzione, convertiti in legge, cioè non possono rimanere in vigore per più di 60 giorni se il Parlamento non li prende e li trasforma in legge, detto in altri termini, se il Parlamento non li approva. Quindi l'intervento del Parlamento c'è, ma dopo l'urgenza diventa una responsabilità del governo e il Parlamento interviene, diciamo così, a posteriori, ma il governo può non approvarli, può nel momento in cui li esamina può modificarli. Nel caso nostro, a parte quello che è accaduto proprio nelle primissime settimane, dove effettivamente c'è stata una certa confusione, ad un certo punto il decreto legge numero 16, mi pare, del 2020, è stato convertito in legge, è stato approvato. Adesso è in vigore un altro decreto legge in attesa di conversione, che quindi è in vigore perché il Parlamento non lo ha bocciato, è in attesa di essere convertito. Quindi, diciamo, questi provvedimenti di cui lei parla hanno una base legislativa, o meglio, hanno una base nel decreto legge che, ripeto, ha il valore della legge e il Parlamento ha tutti gli strumenti per controllare quello che ha fatto il governo. Ora, in questi decreti legge sono previsti dei poteri del governo, in particolare del Presidente del Consiglio dei Ministri. Avete presente che da qualche tempo si è cominciato a parlare dei DPCM, tra l'altro spesso vengono evocati con due P e due C, DPCM. Che è una sigla misteriosa che vuol dire semplicemente decreti, non del governo, decreti legge, quelli di cui ho parlato prima, ma decreti del Presidente del Consiglio, quindi di questa persona. Questi decreti devono servire per mettere in opera le previsioni scritte nella legge, cioè nel decreto legge. Si tratta di atti esecutivi che sono previsti, diciamo, in maniera molto analitica. Se voi andate a leggere il decreto legge, si dice per circoscrivere la circolazione, per misure che servono a contrastare la diffusione della pandemia, ma sono molto analitiche. E comunque questi DPCM non sono liberi, non è che con questi DPCM si può regolare quello che si vuole, no, si deve intervenire solo sull'emergenza sanitaria. E questo è quello che è accaduto. Ora, questi DPCM
basati su un atto legislativo, questo decreto legge di cui vi dicevo, e sono stati criticati perché si sono susseguiti, come voi avete potuto constatare, numerose volte. Questi DPCM sono stati tanti, ma perché? Io, voi l'avrete capito, appartengo a quelli che dicono che il governo può avere fatto degli errori, può avere scritto male questi testi, può averli comunicati male, e tutto questo si può discutere, però che fosse il suo potere, anzi io aggiungerei il suo dovere, prendere delle misure per proteggere la salute dei cittadini, io questo lo ammetterei senza difficoltà, e mi pare che ciò che ha fatto vada in quella direzione. Una critica che si è fatta è questa: abbiamo vissuto nell'incertezza, cioè non sapevamo che cosa ci era lecito e cosa non c'era più lecito, perché i DPCM si susseguivano. Ecco, però attenzione che qui stiamo parlando di una materia in cui necessariamente si deve seguire l'andamento dell'epidemia. Non si poteva stabilire una misura unica, fissa, 3 mesi fa. No, pensate ai divieti di circolazione, uscire dai confini comunali, confini regionali, eccetera, eccetera. E naturalmente i divieti o i permessi dipendono dall'andamento della pandemia, quindi è abbastanza naturale che il governo faccia un DPCM e poi dopo 15 giorni ci ripensi e veda come sono andate le cose. Naturalmente sulla base non dei propri ghiribizzi, ma dei consigli e dei pareri dei tecnici, cioè degli epidemiologi. Ecco. Non so se ho risposto alla sua. Poi sì, naturalmente ci sono. No, scusate, adesso dico una cosa che probabilmente può anticipare qualche domanda. Voi sarete rimasti colpiti da questa formula usata in uno di questi DPCM che consente di uscire dai confini comunali per andare a trovare i congiunti. Cosa sono questi congiunti? E lì si sono scatenate le ironie. Tra l'altro si parla di congiunti e non di prossimi congiunti. I prossimi congiunti sono una categoria di parenti prevista dal codice civile. No, i congiunti in generale, che sono poi sostanzialmente coloro che sono legati a noi da rapporti affettivi particolarmente intensi, per cui interromperli per 2 mesi, 3 mesi, pensate una nonna ultra novantenne che ha bisogno dei propri nipoti, non solo per ragioni materiali ma anche per ragioni psicologiche, ecco. Allora questi sono gli affetti, e si poteva specificare in maniera più chiara questa categoria dei congiunti, no, lo chiedo a voi. Poi il Ministero della Salute ha specificato che per congiunti si intendono coloro che sono legati da affetti stabili. E, guardando la televisione, sapete che ci sono questi talk show che spesso mandano i propri giornalisti per le strade a intervistare i passanti, e allora ha intervistato un signore di una certa età, non particolarmente addentro a questi problemi, che stava parlando al cellulare con la moglie. Allora c'era questo giornalista che si avvicina e dice: scusi, ma lei sta parlando con un congiunto? E questo dice: scusi, sto parlando con mia moglie, mi lasci in pace, mi lasci finire la telefonata. E questo giornalista continuava a rompergli le scatole, diciamo. A un certo punto gli chiede: ma scusi, vabbè, congiunto o non congiunto,
Lei ha un affetto stabile, e questo signore che non aveva capito bene dice alla moglie: guarda, qui c'è una signora che un aspetto stabile, non un affetto stabile. Questo per dire come la comunicazione spesso è fasulla. Però ritorno a fare un discorso serio. La questione dei congiunti è una questione molto seria che nella legislazione europea che si è occupata di questi generi è stata risolta con espressioni sostanzialmente simili. È assurdo pensare che il diritto, una norma giuridica, possa regolare rapporti di tipo esistenziale, sentimentale di questo genere. Il diritto interviene quando c'è una carenza di senso di responsabilità. Se tutti noi fossimo pienamente responsabili, cioè ci rendessimo conto che il comportamento nostro ha conseguenze anche sugli altri, capite che non ci sarebbe stato bisogno di, all'estremo, ecco, non ci sarebbe stato bisogno di nessuna misura legislativa. Diciamo, è un po' come i vasi comunicanti: più c'è responsabilità, meno c'è bisogno di leggi. Meno c'è responsabilità, più c'è bisogno di leggi, e noi ci sentiamo costretti, oppressi, mentre se agissimo per senso di responsabilità non ci sentiremmo affatto oppressi, perché il senso di responsabilità metterebbe in gioco la nostra autonomia, non le imposizioni degli altri. Ecco, probabilmente qualcuno farà poi delle domande su questo tema, ma mi interessa particolarmente sottolineare che in molti campi della vita la responsabilità, il senso di responsabilità è molto importante, anzi spesso più importante dell'atteggiamento passivo di chi obbedisce. Col senso di responsabilità non si obbedisce agli altri, si obbedisce alla nostra coscienza. Fate un pistolotto. No, è bellissimo questo concetto che lei ha espresso adesso, secondo me è bellissimo. Penso che ai ragazzi, infatti li vedo che annuiscono, perché a volte in poche parole è veramente concentrato un significato importante e profondo come quello che lei ha appena detto. Mi piace vedere i ragazzi appunto che con la testa fanno sì a ragione. Li vedo, per cui insomma io riesco a vederne 6, 8, 9, non so lei quanti ne vede. No, ma io ne vedo pochissimi, ci sono 9 immagini. I quadri, sì. Sì, sono pochi, ecco. È vero. Beh, però allora, di più non si riesce. Lei mi dice che ci sono dei ragazzi che annuiscono. Mi dica anche quando ci sono ragazzi che invece fanno delle morfie di senso. Va bene. Passiamo alla prossima domanda. Poi volevo dire, grazie, volevo invitare signori, anche. Grazie della domanda. Grazie per la risposta. Prego, Preside, prego. Sì, no, volevo anche dire, se qualcuno di voi vuole intervenire, anche Rosario, se vuole intervenire, è libero di farlo, serenamente. Andiamo avanti con la domanda dei ragazzi. Io direi precedenza ai ragazzi. Sì, sì. Allora, sì, precedenza ai ragazzi. Informiamo il professore che ci sono anche colleghi oltre ai ragazzi. Lui purtroppo con la schermata riesce a vederne solo, no? Sono pochi, ma ci sono anche professori, per cui invitiamo anche loro, se volessero fare la domanda, di farla. Allora, io adesso inviterei due ragazze perché hanno pensato a delle domande che più o meno si corrispondono o si integrano. Quindi chiamo Adele Chilla, quinta G, e poi De Giuseppe della quinta E. Facciamo fare le domande prima ad Adele, poi a De Giuseppe, e quindi è la parola al professore. Adele? Sì, ci sono. Sì, accendiamo la telecamera così il professore vi vede. Sì, 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 l'ho accesa. Io vabbè, non riesco a vederti, spero. Alza un po' la voce, Adele, vai. Okay. Vai.
Diciamo che in questi ultimi mesi si è parlato molto della scelta che i medici erano chiamati ad effettuare riguardo chi abbia la priorità ad essere sottoposto alle cure. E io vorrei chiederle come interviene il diritto in questa scelta, dato che appunto secondo la Costituzione, nell'articolo 32, ogni cittadino ha diritto alla salute. Sì, grazie. E ad integrazione e ulteriore specificazione De Giuseppe. Sì, salve. Videocamera accesa, anche tu? Sì, ho tutto acceso. Ok, vai. Sì, sempre in virtù di questa, diciamo, discriminazione demografica che si è fatta in un certo senso all'interno degli ospedali e anche del fatto che si sia parlato di scaglionare quindi la cittadinanza per età. Scelta era costituzionalmente ammissibile o se comunque lo stato di emergenza giustificava determinate azioni. Benissimo. Grande domanda, grandi domande queste. Mi sorprende il fatto che me le facciate voi. Mi sembrerebbe più prevedibile se queste domande venissero formulate da quelli che hanno la mia età. È chiaro il perché, perché la vostra domanda sottintende la risposta a questa questione, a questo dilemma. I giuristi parlano a questo proposito di dilemmi tragici o di scelte tragiche. Questo è un esempio. Cioè, vediamo di ridurlo all'essenziale. Facciamo l'ipotesi che ci siano due infettati dal coronavirus che hanno bisogno entrambi di terapie intensive e nell'ospedale ci sia un solo letto, uno, e un solo apparecchio di ventilazione. Quindi, qual è la conseguenza? Che bisogna scegliere chi curare e chi non curare. È chiaro? È chiaro questo. In sostanza, ci possono essere delle situazioni in cui le risorse materiali, in questo caso le apparecchiature ospedaliere, eccetera, non sono sufficienti per dare una risposta ha dei diritti essenziali di entrambi e quindi è inevitabile che si faccia una scelta. O no? È ovvio. Tra l'altro, voi avete fatto dei corsi di filosofia. Sì o no? Potete intervenire. No, ma parlate. Beh, sì, allora, rispondete ragazzi, no, potete intervenire. Sì, perché sono terrorizzati dal fatto che abbiamo detto di tenere i microfoni chiusi, no? E allora... No, teneteli aperti, facciamo... non siamo in uno di quei talk show televisivi in cui quando uno interrompe l'altro, questo altro dice stai zitto, vergognati, io non ti ho interrotto. No, qui siamo in un'atmosfera amichevole in cui, anzi, è buona cosa che si possa interloquire. Allora, uno dei casi di scelta tragica, come vi dicevo, che viene studiato per esempio in quel libro di diritto naturale che è il De Iure Belli Ac Pacis di Ugo Grozio, non so se vi dice qualcosa, fondatore del diritto internazionale, ma ancora prima i classici, Platone, eccetera. Facciamo ipotesi che ci sia una nave che fa naufragio, muoiono tutti meno due che riescono a aggrapparsi a una tavola di legno, però questa tavola di legno ha posto solo per uno. In fondo è lo stesso problema del coronavirus, si tratta di far morire uno perché l'altro si salvi.
cioè ridotto il caso proprio all'estremo. Naturalmente ci possono essere delle situazioni intermedie, i medici potrebbero dire cerchiamo di salvarli tutti e due, allora quella macchina la usiamo solo per uno per un certo tempo e poi per l'altro tempo, ma diciamo se gli esempi vanno sempre fatti nella maniera più schematica e più radicale. La vita di uno contro la vita dell'altro, si trova lì in mezzo a dover decidere. Cosa dice? Quali le prende in considerazione? Allora, nelle discussioni che si sono fatte su questo tema, e badate che presumibilmente non finiranno con la fine della pandemia, perché sono temi perenni, qualcuno ha detto si sacrifica quello più vecchio alla vita di quello più giovane. Perché? Ma perché il più vecchio in fondo la sua vita l'ha già vissuta in buona parte. I più giovani, per questo vi dicevo, sono un po' stupito che la domanda me l'abbiate fatta voi. I più giovani hanno tutta la loro esistenza davanti e quindi è anche una cosa equa che si dia a loro maggiori possibilità. Ma poi nelle discussioni filosofiche entrano, ma non solo filosofiche, anche diciamo pratiche. E se uno dei due è Einstein e la anziano e l'altro è un poveretto mezzo scemo, vale ancora il ragionamento che si è fatto prima? Facciamo un altro esempio, perché poi queste questioni sono inquinate dal fatto che dietro ci sono dei sospetti che non vengono dichiarati. Perché gli anziani si lasciano morire, o qualcuno sostiene che debbano essere lasciati morire più facilmente dei più giovani? Perché gli anziani sono improduttivi. Gli anziani, i pensionati, pensiamo, sono essenzialmente dei pesi per la società, perché bisogna pagare le pensioni e il pagamento delle pensioni è a carico dei più giovani. Capite? Entrano più o meno consapevolmente argomenti di tipo economicista. Ma capite che se si va avanti su questa strada non si sa dove si finisce, questa è la mia opinione. Ci sono stati dei regimi politici recenti, nel secolo scorso, che hanno detto le persone che sono dei pesi per la società, noi li sterminiamo. Ricordate i programmi di eutanasia del regime nazista e anche del mondo staliniano. Cioè gli esseri umani hanno diritto, la premessa di questa posizione è la seguente, gli esseri umani hanno diritto di vivere se sono produttivi. Se sono improduttivi e quindi sono dei pesi, perdono il diritto di vivere, soprattutto quando si tratta di scegliere tra uno e l'altro. Capite che se si segue questa strada non sappiamo dove andiamo a finire. Poi chi decide chi è più produttivo di un altro? La produttività è qualcosa che si misura in termini di beni materiali prodotti o c'è anche una produttività intellettuale, artistica, eccetera. Ora, capite che se si fa questo discorso che mette a raffronto due vite e ci si chiede quale delle due vite vale di più, come se la vita non avesse un valore assoluto,
ma si potesse dire la mia vita vale di più della tua e tu dici che la tua vale di meno di quell'altro, se si entra in questa dimensione si fanno dei passi pericolosissimi nel senso di società totalitarie che schiacciano che cosa? Quello che la Costituzione dice, cioè la uguale dignità degli esseri umani. Sì. Si potrebbe andare avanti se si seguisse l'altra strada. Per esempio un neonato che presenta delle malformazioni o dei deficit cognitivi, quello sarà improduttivo, presumo. Come diceva almeno le società antiche, cioè, facciamo ben attenzione. Allora, però rimane la domanda che mi avete fatto: secondo voi come dovrebbe comportarsi un medico di fronte a questa scelta? Secondo me noi non possiamo e non dobbiamo chiedere al medico di fare una valutazione sul differente valore della vita dell'uno o dell'altro. Non spetta al medico e non spetta a nessuno di noi, perché la vita ha un valore assoluto nella nostra civiltà. L'unica cosa su cui il medico dovrebbe interrogarsi è la seguente: questa terapia che io sono in grado di fornire solo a uno dei due, per quale di questi due presumibilmente è più efficace? Allora, in questo caso, la sua scelta è una scelta puramente medica, puramente terapeutica, e non entrano in gioco tutte quelle altre considerazioni come vi dicevo, a me sembrano francamente spaventose. Quello che è stato fatto in certe regioni, degli atti delle giunte regionali che dicevano gli anziani che vengono messi, trasportati in queste case di riposo per anziani, avete presente, dove il virus si è diffuso in maniera impressionante. Beh, gli anziani non li curate, non li trattenete e li mandate a casa, ammalati, condannandone molti alla morte, senza cure. Ecco, questo secondo me è una cosa totalmente inammissibile, e chi ragiona con un apparente buon senso, no? Il discorso di prima, uno è più giovane, ha maggiori aspettative di vita, l'altro ha già vissuto, sono risposte troppo facili, troppo semplici, che nascondono questioni etiche di grandissima portata, che sono questioni terribili, perché poi la vita, soprattutto quando si entra in situazioni di crisi come questa o come altre, se ci fosse una guerra, situazioni estreme, le domande etiche ultime, proprio ultime, sulle quali non c'è mediazione, sorgono e ci interpellano nel profondo. Sì. Siete soddisfatte? Sì, professore, sì, se posso intervenire un attimo io riprenderei la domanda che lei ha fatto, no? Perché queste domande sono state poste da giovani, lei un po' si è stupito. Io non mi sono stupita sinceramente, no, perché... Mi congratulo con loro per il senso di... cioè per il non egoismo. Certo, evidentemente stanno prendendo le distanze da certi comportamenti, no, che sono stati anche normati o dettati, no, in alcune regioni. Quindi ci fanno ben sperare, professore, evidentemente in questa nostra bella Puglia a cui faceva lei riferimento all'inizio, magari il valore famiglia continua a resistere, il rispetto per gli anziani, i nonni continuano ad essere sacri. E le posso dire anzi una cosa a proposito di nonni: c'era una ragazza che avrebbe voluto davvero essere con noi questa sera, anche se non è di quinta, però mi ha detto: professoressa, è il compleanno di mia nonna,
io devo andare da lei e stare con lei. E quindi, come vede, il rispetto per gli anziani ancora c'è, anche perché appunto gli anziani poi sono portatori di quella saggezza che solo l'aver affrontato davvero tante vicissitudini della vita può dare. Quindi l'anziano, qualcuno ha detto, è una biblioteca vivente. E quindi ecco, quelle logiche individualiste, economiciste a cui lei ha fatto riferimento ci trovano contrari. E credo che più di uno qua da noi, compresi i ragazzi, si siano un po' scandalizzati di fronte a quella immunità di gregge di cui parlava Boris Johnson. Quindi solo questo, professore. Grazie, condivido pienamente. Sì, poi l'immunità di gregge a cui lei fa riferimento, concretamente cosa vuol dire? Lasciar morire i più deboli. Sì, esatto. Che sono? Esatto. Che sono? Quindi si ritorna al discorso. Allora, adesso posso, io darei la parola a Giuseppe Spano. Giuseppe, ci sei? Sì, ci sono. Vai, Giuseppe. Sì, poi vedo una mano alzata, forse la professoressa Perrone vuole fare una domanda dopo. Allora, dopo Giuseppe do la parola alla prof. Perrone. Prego, Giuseppe. Io volevo farle una domanda riguardo alla decisione presa dal ministro Bonafede e alle polemiche. No, scusi, parli un po' più vicino, non, mi è sfuggito. Volevo fare una domanda. Riguardo la decisione presa dal ministro Bonafede e le polemiche che ha scatenato. Il ministro è stato accusato dall'opposizione politica di aver preso una decisione al limite della costituzionalità. Secondo lei, che ha rivestito il ruolo di presidente della Corte Costituzionale, questa accusa è fondata? E se sì, quale sarebbe questo limite? Scusi, non ho capito. Il ministro Bonafede è stato accusato di aver compiuto un atto incostituzionale. È questo che lei dice. Sì, e quale atto, scusi? Riguarda la scarcerazione, è stato accusato. Ah, la scarcerazione, sì. È stato accusato dalla leader Meloni, è stato accusato io naturalmente so quello che hanno detto i giornali, non so cosa c'è dietro. Credo che tutti noi siamo piuttosto scandalizzati, no, nel vedere pericolosissimi criminali che non sono scarcerati, ma sono, diciamo, quasi scarcerati, perché sono stati messi agli arresti domiciliari. Ora, questi grandi criminali sono grandi non solo per la gravità dei reati di cui sono stati ritenuti responsabili, ma anche perché sono al centro di reti di relazione, no? Sono spesso dei capi di organizzazioni criminali, mafia, 'ndrangheta. In Puglia che cosa avete? Ce l'avete ancora la Sacra Corona Unita? Ce l'avete? Beh, non ce l'avete? C'è ancora. Rosario, voglio dire, puoi intervenire. Gode di ottima salute. No, ma adesso non so se è la Sacra Corona Unita, però si dice che in certe zone della Puglia, del nord, no? Il Foggiano, il Gargano, lì sia terra meravigliosa, soprattutto il Gargano, che però è, diciamo, inquinata da una criminalità organizzata, forse non meno pericolosa di quella che esiste in altre regioni. Quindi per questo dicevo, si tratta della grande criminalità, grande in quel senso lì. Costoro spesso, non tutti, ma molti erano stati messi in carcere con un regime particolarmente duro, il celeberrimo 41 bis, non so se avete presente, cioè che è un trattamento carcerario previsto da questo articolo, che implica il totale isolamento non solo da coloro che stanno fuori, quindi i parenti, gli amici, eccetera, ma quindi non il diritto di visita,
ma anche isolamenti all'interno del carcere medesimo. Guardate che è un trattamento terribile dal punto di vista umano, passare anni e anni della propria esistenza, se poi si tratta di ergastolani fino alla fine della propria esistenza in condizioni di questo genere, tant'è vero che la Corte Europea di Strasburgo aveva invitato l'Italia a rendere meno pesante questo trattamento, renderlo più umano. Ancora recentemente la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto di coloro che sono in carcere anche con questo regime così rigoroso di ricevere qualcosa dall'esterno, ricevere pacchi, ricevere qualche bene di consumo. Naturalmente le autorità carcerarie questi pacchi li ispezionano per vedere che cosa c'è dentro, ma insomma un minimo di contatto con la, dice una piccola parentesi a proposito del carcere, e non parlo dei pensi che cosa vuol, pensate cosa vuol dire passare 10-15 anni in carcere. Che voglio fare ovviamente necessita c'è qualche microfono acceso gentilmente potete spegnere i microfoni per piacere per piacere chi ha il microfono acceso lo spenga ecco. Prego, professore. Ecco. Sì. Allora, pensate che cosa vuol dire psicologicamente? Ci sono delle testimonianze di grandi personaggi, grandi intellettuali. Uno è stato Antonio Gramsci, che è stato messo in carcere dal fascismo, così come Vittorio Foa, due antifascisti, che raccontano di come il peso, il dolore del carcere non derivava tanto dal essere rinchiusi tra quattro mura, ma dal pensiero che la vita che ti è concessa e che non è illimitata, come voi ben sapete, sta scorrendo davanti a te inutilmente. Lo spreco della tua vita. Ed è una sensazione terribile, terribile. Ti costringono a buttar via la tua vita. Ora, questo è il carcere. Poi naturalmente, come sapete, si sono fatte delle riforme per cui nel carcere si lavora, ci possono essere anche dei permessi premio, si può uscire dal carcere per poi ritornare, per rendere questa segregazione meno disumana, ma certamente il carcere di per sé è una misura contraria all'umanità, io direi questo, ed è sorprendente che nel corso dell'evoluzione dell'umanità, nel corso dei secoli o dei millenni, non si sia riusciti a immaginare qualche cosa di diverso dal carcere, per reagire, per punire coloro che sono stati condannati come autori di gravi delitti. Cioè, è chiaro che bisogna prendere delle cautele nei confronti di costoro, ma che non si sia riusciti a inventare qualcosa di diverso dal carcere, secondo me, è sorprendente. Abbiamo inventato tante cose, ma il carcere è sempre stato quello. Anzi, non è sempre stato quello. Nell'antica Grecia il carcere non esisteva, Socrate era stato messo in carcere, ma perché? Perché doveva morire, è stato condannato a morte. Nell'antica Grecia i delinquenti venivano uccisi direttamente, non c'erano alternative. Il vecchio Solone, questa figura mitica di legislatore ateniese,
che aveva stabilito che per il furto, per un piccolo furto, si doveva essere condannati a morte, e chi gli chiedeva, ma non ti sembra che sia una cosa un po' crudele, troppo crudele? E lui aveva risposto, no, io ho previsto la pena di morte perché non ne conosco una più grave. Quindi una volta, cioè diciamo, una volta che si sia superato l'idea che i criminali potessero e dovessero essere eliminati fisicamente, l'unica alternativa che abbiamo inventato è il carcere. Poi abbiamo cercato di renderlo un po' meno disumano, no? Con la legge Gozzini del 1970 qualche cosa che ha previsto. Allora, però questi benefici non sono previsti per i criminali più pericolosi, però per i criminali più pericolosi vale l'idea che se questi sono gravemente ammalati possono essere rimandati in casa, in famiglia, dove le cure possono essere più facili da fornire. Ora, venendo al ministro Bonafede, tenete conto che qui sono anche tante confusioni. Per dire che un tale detenuto può essere spostato agli arresti domiciliari perché è meno pericoloso oppure perché ci sono problemi di salute, eccetera. Chi è l'organo competente? È il ministro? No, è il cosiddetto magistrato di sorveglianza. Quindi sono i magistrati che hanno preso queste decisioni. Certo colpisce che se ne siano prese tanti insieme, no? Il numero, no? Non un caso separato dall'altro, è stata proprio un po' una tendenza. E qui ci si può chiedere come mai e perché, perché badate, i magistrati, e questo è il dubbio, il sospetto che molti hanno, i magistrati vivono nell'ambiente in cui vivono i carcerati. Il magistrato di sorveglianza è un magistrato specializzato che si occupa per l'appunto della condizione dei detenuti e vive a contatto dei detenuti e vive a contatto delle famiglie dei detenuti, vive nell'ambiente in cui ci sono anche le strutture criminali. E il dubbio è che certi magistrati non abbiano saputo resistere, dico il dubbio perché nessuno può avere la certezza, resistere alle pressioni dell'ambiente, dell'ambiente criminale. Chissà se sono stati minacciati, se sono stati ricattati, chi lo sa? I magistrati sono esseri umani come noi e con le debolezze che ciascuno di noi deve riconoscere anche a se stessi. Comunque, ritornando alla domanda, dire che il ministro sia responsabile per chissà che cosa mi sembra improprio, perché non è competenza sua. Badate, per fortuna non è competenza del ministro, perché il ministro è un organo politico. Se potesse decidere lui di chi tenere in galera e chi farlo uscire, beh, userebbe questo potere politicamente, i suoi compagni di partito li farebbe uscire tutti. E mentre ci vorrebbe, beh, ci vuole un organo imparziale, come è il magistrato. Poi che questo sia esposto alle pressioni, questo è un altro discorso, ma no, noi non possiamo... Io perlomeno non saprei che cosa dire. Soddisfatto? Sì, grazie mille. Posso fare una domanda? Chi è lei? Su questo... Ecco. Cacciula. Vai. No, io l'unica constatazione che ho fatto, cioè una delle riflessioni, no, che si sono fatte in questo periodo è stato che nei primi due giorni di lockdown abbiamo visto che nelle carceri italiane ci sono stati un sacco di
di rivolte, di caos e di situazioni molto, molto pericolose, no? E a un certo punto c'è stata addirittura la paura di un intervento dell'esercito. Comunque è stata una situazione abbastanza difficile. E, il fatto che dopo due giorni questa cosa si sia rientrata e che dopo un po' si è parlato di questa scarcerazione, secondo lei è legata o è soltanto un malpensiero? Ma diciamo anche qui io so quello che hanno scritto i giornali e quello che posso supporre che sia successo. Nei carceri, come voi potete facilmente immaginare, circola ampiamente la droga. Sì? Avete ben presente? C'è una circolazione che viene usata anche per sopportare condizioni psicologiche molto, molto difficili. E la droga da dove proviene? Allora, c'è come trattamento medico ai tossicodipendenti viene fornita l'alternativa, come si chiama? C'è un come si chiama? Metadone si chiama? Il metadone. Il tossicodipendente preferisce altri tipi di. Quando c'è stato il primo giorni di come lo dite voi in inglese? Knockdown? Perché si deve dire in inglese? Di chiusura, ecco, diciamolo in italiano. Quarantena, perfetto, di quarantena. Che cosa è accaduto? Che questi detenuti non potevano più, stiamo parlando di detenuti normali, no? Detenuti quelli che non sono isolati dal mondo esterno, non potevano più ricevere i propri parenti, i propri amici, e quindi la fornitura di sostanze, di droghe, si è interrotta. Questo è, si dice, che è stato il fattore scatenante, il non poter più disporre di queste, e quindi una rivolta, assalto alla farmacia interna col metadone, ma la ragione è stata sostanzialmente questa. Adesso io non so poi che cosa sia successo. La chiusura, la quarantena era imposta da ragioni connesse al virus, no? Ma la conseguenza è stata quella di interrompere la fornitura di sostanze, e quindi lì è saltata la il coperchio della pentola. E poi naturalmente sono intervenute le forze dell'ordine. Sì, non so come stiano le cose dal punto di vista, probabilmente hanno rafforzato le misure di sicurezza per evitare che qualcosa del genere riesploda. Tenete conto che poi il virus è particolarmente pericoloso negli ambienti chiusi, nelle società chiuse come sono quelle carcerarie o come possono essere gli ospedali, lo sappiamo, come possono essere le caserme, e lì non sappiamo niente, ma forse sarebbe interessante sapere qualche cosa. Quindi, ma la sua domanda a cosa mirava? Sapere perché è successo quello nelle carceri? Sa, possono esserci ragioni concomitanti. La prima è quella che vi dicevo, connessa al mancato rifornimento. La seconda, la paura di rimanere chiusi in carcere con la diffusione del virus. Tenete conto che nei primi giorni la paura era il sentimento dominante, ma tra tutti noi. Siamo stati tutti in casa bravi bravi, non perché fossimo particolarmente ossequiosi nei confronti dei DPCM di cui parlavamo prima, ma perché avevamo paura. Ora,
poter stare in casa propria è un conto, dover stare rinchiusi in un carcere con magari migliaia di detenuti che vengono da chissà dove, beh, quella è una situazione molto, molto pesante da sostenere. Quindi può darsi che anche la paura abbia indotto una reazione di quel genere. Sì, okay, magari su questo chiederei a Rosario Tornesello se vuole intervenire, non su questo argomento, Rosario. Da giornalista magari anche tu hai avuto modo di farti un'idea. Ne abbiamo già parlato nell'altro incontro che abbiamo fatto con i ragazzi, fecero la stessa domanda. Io penso che il ragazzo volesse intendere questo, se per caso non c'è stata un'ipotesi di trattativa dietro. Cioè, sì, noi credo concediamola... che fosse un po' maliziosetta. Sì, sì, perché l'idea della trattativa è sempre molto affascinante. Esattamente. Io credo che siano scesi tutti quanti a condizione di buon senso, cioè hanno applicato in carcere quello che stavano cercando di fare fuori, cioè tenere protette le persone che, ancorché pregiudicate, potevano in qualche modo essere esposte, sia per condizioni di salute pregresse, sia per l'età anche, perché ci sono delle persone molto anziane in carcere. E allora in quel caso si è ritenuto, attraverso una scelta che, come diceva il professor Zagrebeschi, viene mediata dalla magistratura di sorveglianza, e la magistratura di sorveglianza chiede sempre il parere della procura per questi casi, si sia cercato di trovare una soluzione intermedia che salvasse capre e cavoli, cioè decongestionasse un po' le carceri, evitasse quel tantam che ormai si era diffuso da istituto di pena a istituto di pena, per cui sembrava quasi un'azione coordinata quella della rivolta in carcere, e tenere in una fase iniziale veramente problematica, non soltanto per le carceri ma per tutta la società, cercare di evitare che potessero esplodere non soltanto i focolai di tipo sanitario ma anche i focolai della ribellione all'interno degli istituti di pena, che certo in quel momento proprio non serviva, non sarebbe servito un'emergenza di quel tipo all'interno di un'emergenza molto più ampia. Secondo me in modo molto intelligente hanno disinnescato una bomba, ecco, che se fosse esplosa sarebbe stata veramente, veramente molto pericolosa. Sì, posso solo aggiungere, lei diciamo ha colmato una colpevole lacuna che io ho detto. Mi permetto solo di che sono perfettamente d'accordo su questo, perché diciamo dopo non è più avvenuto nulla, no? Episodi di violenza non ce ne sono più stati, sono nate e proseguite le polemiche, però forse la parola trattativa non è da prendere un po' con le pinze. Noi siamo abituati a parlare di trattativa tra Stato e organizzazioni criminali. Trattativa perché le organizzazioni criminali minacciavano determinate cose se non si fosse ottenuto. Qui mi sembra difficile immaginare che ci fosse da parte dei detenuti una minaccia di questo genere. Forse è una situazione oggettiva, cioè se non si apre la valvola di sfogo, diciamo, in qualche modo, la situazione è insostenibile. La trattativa presuppone soggetti che trattano. E quali sarebbero i soggetti che hanno trattato? No, ma io escludo che ci sia stata una trattativa. Immaginavo che potesse essere la domanda del ragazzo che potesse agganciarsi a questa ipotesi che spesso circolano nel dibattito, che ci possa sempre essere una forma di trattativa tra organizzazioni malavitose. È stato in questo caso assolutamente no, perché mancavano i presupposti, perché non c'era il tempo. Secondo me lo Stato ha soltanto agito per cercare di disinnescare quello che gli stava per esplodere in mano. L'unica cosa vorrei dire che non sono un complottista, quindi non per forza dicevo che c'era stata una trattativa, però magari questo collegamento diciamo poteva risultare un po' strano, per questo ho fatto questa domanda. Il collegamento è immediato lì, credo che sia stato fatto apposta quell'intervento legislativo, proprio per evitare la degenerazione della potestà in carcere. No, la trattativa no, in questo caso assolutamente no, ha ragione il professore Zagrebeschi.
Va bene, allora ringraziamo tutti e tre per questo, diciamo, per questo mini dibattito all'interno del dialogo, molto interessante. E prima di dare la parola a Chietta della Quinta E, passo la parola alla professoressa Perrone Rosarianna. Io, scusate, mi intrometto un attimo, perché vi devo a malincuore salutare, ho degli impegni di lavoro. E si sono fatte le 4:30 la riunione di redazione. Saluto tutti quanti e saluto con particolare affetto il professore, spero di poterlo rincontrare qua a Lecce quando scenderà. Anch'io, speriamo che finisca questa finirà. Conclusione. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Il microfono, preside il microfono. Professor Zagrebelsky, se è ottimista o pessimista su questa cosa? Finirà o non finirà? Finirà presto? Lei è pessimista o ottimista? Abbiamo capito. Bella domanda. Vediamoci. Spesso questa domanda viene fatta a illustri epidemiologi, i quali, se sono seri, rispondono: ma chi lo sa, chi lo può dire? Io direi che il vero problema è un altro, cioè sicuramente finirà, sicuramente l'epidemia è anche molto più invasive di questa, come la spagnola, no? Dai primi decenni dopo la prima guerra mondiale, o le grandi pesti che hanno appestato l'Europa nel 300, nel 14 secolo, o nel 600, quello di cui parla il Manzoni. Le pesti sono state anche molto più gravi che non questa infezione del coronavirus, eppure sono passate, perché intanto queste pandemie, queste epidemie, pandemie, fanno il loro mestiere quando hanno raggiunto il loro scopo, cioè quello di, come dire, un po'. Avete presente quella raffigurazione della morte classica in tanti dipinti, quella nera signora con la falce? Avete presente la morte? Sì, sì. La canzone di, cos'è, di Vecchioni, Samarcanda, sì, la nera signora. In fondo queste epidemie sono un po' come la nera signora che passa e taglia un po' di teste. Normalmente sono le teste degli anziani, perché sono meno resistenti. E quando ha fatto il suo mestiere sparisce per ritornare poi un po' dopo. Dietro a quello che stiamo vivendo ci sono anche altri pensieri di tipo generale. Nei vostri studi filosofici avrete certamente incontrato questa immagine di Platone, forse nel Fedro, adesso non voglio sbagliarmi, immagine della terra nel senso della natura, che ci circonda, come grande essere vivente. Dice Platone, la terra come grande animale. Guardate che è un pensiero un po' sorprendente, ma in realtà molto profondo. Cioè, animale non vuol dire che è un orso, che è una pecora, che no, il mondo in cui noi viviamo è qualche cosa che ha una anima, cioè ha una serie di rapporti, di relazioni, di dipendenze, che fanno sì che se queste relazioni, dipendenze, regole naturali vengono rispettate, la terra vive. Se vengono scardinate, alterate, la terra muore. Cosa vuol dire la terra muore? Per esempio l'inquinamento, per esempio non avere più acqua a disposizione per tutti,
per esempio avere grandi estensioni di terra desertificata. Tutto questo vuol dire la terra muore. Sapete che si dice che alla fine del mese di luglio noi esseri umani abbiamo consumato tutte le risorse della terra, tutte le risorse rinnovabili. La terra è un essere umano che effettivamente consente un consumo delle sue risorse, ma poi si rinnova, per esempio si tagliano gli alberi, ma gli alberi poi ricrescono. Allora dalla fine di luglio alla fine di dicembre il consumo che noi facciamo dei beni della terra non è più rinnovabile, quindi la terra si impoverisce progressivamente e a forza di impoverirsi non ci sarà più posto per noi. Allora, tornando a quest'idea della terra come grande animale, qualcuno anche più o meno immaginificamente, ma a me queste immagini piacciono abbastanza, è come se questo grande animale si sia stufato di noi. Ci abbia detto, basta, io, terra, non ne posso più di essere sfruttata, inquinata, utilizzata, disprezzata. Non ne posso più di considerare gli esseri umani padroni della terra. Noi non siamo padroni, noi siamo degli inquilini della terra. Noi viviamo nella terra insieme a tanti altri esseri viventi, vegetali, animali e perfino minerali. Che siano viventi, ma insomma certo, non so, il petrolio forse non è vivente, ma serve alla vita. L'acqua forse è vivente, non lo so, quando uno vede un bel ruscelletto di montagna che gorgoglia è facile dire che quell'acqua lì è vivente, ma adesso senza lasciarci andare a immagini poetiche, una civiltà che ha considerato la terra, i beni, le risorse naturali, ambientali, come delle cose tutte a nostra disposizione, noi padroni di questo. Forse è giunto il momento di dire che la terra deve, diciamo, non ha padroni assoluti e tutti devono trovare il modo di vivere e convivere. Una delle spiegazioni su cui stanno lavorando gli epidemiologi a proposito della diffusione di questo virus è legata a questa ipotesi all'inquinamento. Il virus si diffonde, cresce, si diffonde e prospera negli ambienti più inquinati, per esempio il nord Italia. Mentre voi forse che avete uno sviluppo economico meno intensivo dal punto di vista industriale, producete meno scorie, meno fumi dannosi, forse non è un caso che abbiate sofferto di questa epidemia in maniera minore. Qual era la domanda? Ah no, la domanda era... è ottimista o sono pessimista? Io diciamo non vorrei rispondere, vorrei spostare un po' la domanda, direi solo questo, io sono mosso da una speranza, e cioè la speranza di sopravvivere, che finisca o non finisca mi importa relativamente poco, vorrei sopravvivere, naturalmente non sopravvivere da solo, perché ci sono tanti legami, affetti con tante persone, tra cui molti di quelli che sono qui presenti in collegamento, ma diciamo, alla domanda è ottimista o è pessimista, professore? Risponderei, non lo so, sono speranzoso. Di che cosa, professore? Di sopravvivere. Grazie. Vabbè, professore, quello lo siamo tutti. In realtà io devo dirle, le parlo così, poi do di nuovo la parola ai ragazzi. Quando ci sono stati questi 2 mesi e mezzo di lockdown, di chiusura, ecco, per dirla in italiano, io non le nascondo che ogni mattina mi alzavo augurandomi di sentire buone notizie, che invece non arrivavano mai, per cui era come se
stessi vivendo una situazione veramente irreale e, come dire, quasi incredibile, nel senso che non si poteva credere a quello che stava succedendo. Adesso sono più preoccupata di prima, ma le spiego perché. Perché vedo atteggiamenti come se non ci fosse, almeno qui da noi, ma anche su, di persone che fanno questi assembramenti come se non ci fosse più il virus, senza mascherina, si trovano, c'è la cosiddetta movida. E questa cosa mi, diciamo, rallenta molto quello che potrebbe essere anche il mio ottimismo, se così lo possiamo definire, perché vedo un atteggiamento di superficialità. Non è possibile passare da un estremo all'altro. Invece io in questo momento vedo un estremo completamente opposto a quello che stavamo vivendo prima. Cioè prima non ci si poteva... veramente avevamo il terrore, adesso invece io cammino per strada e mi trovo ragazzi vicinissimi, 10 ragazzi che stanno senza mascherina nei bar, e questa cosa un po' mi spaventa. Ecco perché le facevo la domanda, anche perché ho sentito Lo Palco che diceva che vedremo qualche risultato tra 10-15 giorni, sì. Non buono. Ecco perché mi spaventa molto, e mi sono permessa di fare questa domanda tra parentesi, perché amo sentire il parere, il suo parere illustre, ecco. No, ma non è tanto un parere, è una constatazione. Anch'io ho visto per la strada ancora domenica o lunedì, c'è stato questo volo delle frecce tricolori nel cielo di Torino e nel cielo di tante altre città. Beh, se andate su internet, nella pagina di Torino, vedete la folla che si era riunita in due o tre piazze per guardare questo spettacolo, che poi, voglio dire, le frecce tricolori, si può vivere anche senza guardarle, o no? Certo. No. Vabbè, però io direi questo. Il rigore con cui ci si è comportati nei primi tempi, parlo in generale ma anche con riferimento ai giovani, ai più giovani, questo rigore è stato secondo me determinato, sono scoperti essere un peso di persone obbedienti, no? Abbiamo sempre detto che gli italiani, una delle loro caratteristiche positive o negative è la loro creatività, il loro non voler sottostare a regole. Si è sempre detto che noi siamo un popolo, nel bene e nel male, con una radice anarchica, un po' anarchica, no? Ricordate quello che diceva Mussolini, il quale diceva governare gli italiani non è difficile, è semplicemente inutile. Ricordate questa battuta che venga da Mussolini o da un altro, però dipinge quello che noi abbiamo sempre detto di noi medesimi. Abbiamo un fondo di anarchismo che è un difetto, ma qualche volta è anche un pregio, no? Difficilmente ci trasformeremo in un branco di pecore. Così si diceva prima, l'effetto gregge. No, noi non ci trasformeremo in gregge, per nostra fortuna. C'è uno spirito di ribellione una fiammella dentro di noi, per fortuna. Però è vero che i primi giorni dopo l'entrata in vigore di quelle misure sembrava che gli italiani fossero diventati super osservanti, o no? Cioè, che sembrava. Strano l'italiano. Ci siamo sorpresi di noi stessi, però io, diciamo, forse non so se sono ottimista o pessimista in questo, cioè, lì è prevalso più che il senso di obbedienza al governo, è prevalsa la paura. Adesso, negli ultimi tempi,
forse qui ho una sensazione un pochino diversa dalla sua, ma se si ascoltano le notizie dei telegiornali sono notizie tutto sommato consolanti, no? Il numero dei contagi diminuisce, il numero dei guariti aumenta, il numero dei morti diminuisce, stiamo uscendo, no? Stiamo uscendo. Allora questo secondo me ha fatto allentare le briglie, ma più che le briglie, il senso di responsabilità. Se ci dicono loro che il virus sta passando, no? È meno aggressivo, e poi d'estate probabilmente col caldo se ne andrà, si dicono tutte queste cose che aprono delle prospettive tutto sommato, per tornare al discorso di prima, tutto sommato ottimistiche, e allora liberi tutti, e si fanno cose oggi che 2 mesi fa non si sarebbero fatte. Forse qui c'è un problema di comunicazione e di anche assunzione di responsabilità, perché il giorno che tra 10 giorni o 2 settimane avessimo dei risultati preoccupanti sull'aumento delle curve del contagio e dovessimo ritornare indietro con altre misure restrittive, beh, allora lì davvero sarebbe difficile contenere la rabbia, il malcontento, anche la violenza, ma se questo dovesse avvenire, teniamo conto che la responsabilità è prima di tutto di noi altri, giovani e vecchi che siano. Ecco, io non alimenterei più tanto la paura del virus, questo qui che c'è, ma la paura di quello che potrebbe esserci tra non molto, perché l'idea di ritornare alla fase 1, la chiusura delle strutture produttive, il confinamento in casa, e poi si avvicinano i mesi estivi con le vacanze, capite, tutto questo congiurerebbe nel senso di rendere quella situazione insopportabile, quindi anche esplosiva. Ritorno a dire che la responsabilità è nostra. Uno ha un bel dirlo, ma siamo 60 milioni di abitanti, bisognerebbe dirlo a ciascuno e convincere ciascuno di questi 60 milioni di nostri concittadini. Certo. Okay. Grazie al professore. Allora, Chetta della Quinta E, diamo la parola a una ragazza. Chetta? Sono un ragazzo. Ah, sei un ragazzo, chiedo scusa, scusami, non c'era il nome. No, prego Riccardo. Dai. Dunque, la giurista Cartabia ha affermato in un'intervista come la piena attuazione dei poteri della Costituzione sia nel momento in cui le istituzioni collaborano tra loro. Ma in un momento di tale crisi, di tale emergenza, quale sarebbe la via più opportuna per raggiungere, quindi per uscire da questa emergenza attraverso l'unificazione di queste istituzioni, dei poteri delle istituzioni? Allora, la professoressa Cartabia, presidente della Corte Costituzionale, una relativamente giovane, cos'è, 55 anni, ma siccome l'età media alla Corte Costituzionale si avvicina ai 90, allora questa giovane signora appare effettivamente giovane, e naturalmente presiedendo la Corte Costituzionale deve dare della Costituzione una visione, un'interpretazione che la renda compatibile o addirittura utile ad affrontare la situazione di eccezionalità in cui ci troviamo. E lei insiste continuamente, non solo lei, ma anche il Presidente della Repubblica, su questo concetto, che ormai è diventato un modo di dire, il concetto della leale collaborazione. Cioè, al di là
delle regole giuridiche stringenti. Tu devi fare così, tu devi fare cosà, se non fai così sarai punito, eccetera, eccetera. Questo è il diritto, no? Il diritto è proprio del diritto il comandare, il vietare e il permettere. Sono le tre funzioni del diritto. Comandare. Cosa dicevo? Comandare. Vietare e permettere. Comandare poi? Permettere e vietare. Comandare, vietare e permettere. Ecco. Al di là di questo, questa formula della leale cooperazione sta a dire che non si tratta tanto di invocare una norma piuttosto che un'altra. Di fronte a una situazione di emergenza come quella che abbiamo, tutti i poteri, dai comuni alle regioni, allo Stato, dovrebbero muoversi avendo un unico obiettivo e collaborare lealmente ai fini di questo, del raggiungimento di questi obiettivi. Ecco, dico questo e dice anche la Cartabia questo, perché, come avrete notato, ci sono state delle polemiche, degli attriti tra lo Stato centrale e le regioni. Certe regioni volevano muoversi per conto proprio e il governo voleva viceversa che ci fosse una linea comune. Ora, quando è successo questo, è difficile parlare di leale cooperazione. Si capisce che le regioni sono più sensibili, per esempio, alle esigenze economiche del tessuto produttivo, perché è quello vicino a loro, mentre il governo è più sensibile ai problemi generali della salute. Insomma, ci sono state posizioni differenziate. La leale cooperazione dovrebbe servire per l'appunto a mettere insieme tutte queste istituzioni attorno a un tavolo. Tra l'altro, tenete conto che quando c'è una situazione di emergenza, qual è il livello di governo che deve essere competente? Livello di governo, parliamo qui comuni, regione e Stato. Qual è il livello a cui ci si deve affidare per risolvere la situazione di emergenza? Dipende dall'emergenza, perché se si tratta di un'emergenza locale, un piccolo terremoto, una moto, un incendio, è chiaro che la competenza può essere collocata a livello regionale, per esempio. Ma se l'emergenza è nazionale, anzi addirittura è un'emergenza mondiale, questo del coronavirus, no? È intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità, basta poi aprire i giornali per vedere che non c'è luogo della Terra in cui più o meno questo virus non si sia diffuso. Perfino in Antartide, dove ci sono degli insediamenti umani di scienziati allora, e difatti è stato detto da qualcuno che se abbiamo da imparare qualcosa da questa vicenda, da questa tragedia, ciò che dovremmo imparare innanzitutto è che avremmo bisogno di un governo mondiale delle pandemie, cioè un'autorità mondiale che dica a tutti che cosa deve essere fatto. Allora, questa autorità mondiale non esiste perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha poteri per costringere gli stati ad operare. Non esiste nemmeno un'autorità europea, perché avete visto che gli stati europei hanno fatto ciascuno come avevo, cioè hanno, a parte la Gran Bretagna che all'inizio si era attestata su questa idea dell'immunità di gregge e poi il premier Boris Johnson ha fatto marcia indietro, ma diciamo un po' tutti gli stati europei hanno fatto e stanno facendo
quello che ha fatto l'Italia sostanzialmente, ma lo hanno fatto non perché ci fosse un coordinamento, ognuno è dato per conto suo, ma in linea di principio credo che sia ragionevole, e del resto anche le leggi in materia di infezioni, di allerta, di emergenza sanitaria, dicono innanzitutto che la competenza è statale, quindi non è regionale. Le regioni hanno delle competenze particolari che possono interferire con le linee stabilite del governo, ma diciamo, io non vedo niente di male nel fatto che sia il governo a imporre delle linee guida, come si usa dire, uniformi su tutto il territorio. Attenzione, questo non esclude che il governo possa tener conto delle condizioni particolari di certe regioni rispetto alle condizioni di altre, perché effettivamente l'idea di aprire le attività produttive e le scuole senza limiti in Lombardia sarebbe una cosa diversa rispetto alla stessa misura presa in Sardegna. Ecco, cioè voglio dire, governo centrale, ma le misure prese al centro che riconoscano alle regioni una certa flessibilità per consentire loro delle scelte adeguate ai caratteri dell'epidemia locale, cioè regionale, ma sempre sotto la guida, sotto la regia di un'autorità centrale. Vabbè, io sentite, vi voglio tanto bene, sono un po' stanco. Allora chiederei alla preside, perché siamo in conclusione, sì. Professore. Io sì, avevo anch'io una domanda per lei, se è così generoso da darmi una risposta, se no mi tiro indietro. Una domanda piccola. Allora, professore, lei ha scritto un libro, Mai più senza maestri. E in questo libro lei riprende uno slogan che si trovava nel 68, si poteva leggere nel 68 sui muri di Parigi. E questo slogan è Mai più maestri, che, come lei specifica, è un motto anti-autoritario che riassumeva il sogno di una società più l'alto sul basso. Ecco, io vorrei chiederle come ha visto il nostro sforzo di docenti, di scuola, quello sforzo di continuare ad essere maestri, punti di riferimento in questo periodo di emergenza. Ecco, io vorrei saperlo sia dal punto di vista, diciamo, di lei che è stato un grande costituzionalista, ma soprattutto come lei lo ha visto da cittadino e da uomo. E le suggerisco delle risposte. Le siamo sembrati persone che, con senso del dovere, cerchiamo ancora di garantire l'erogazione di un servizio pubblico pur tra le mille difficoltà della didattica a distanza? Oppure le siamo sembrati personaggi, anche o perfino patetici, di un sogno metafisico romantico, qui sto rubando parole di Repubblica, in un mondo in cui ancora una volta si cerca di fare a meno dei maestri, o almeno di alcuni maestri, di noi, cioè di quelli che la scuola mette a disposizione al servizio della comunità, per cercarsene altri al di fuori della scuola. Grazie professore, se intenderà rispondere. Ma io credo che siano tutte risposte che lei ha messo alternative alla domanda di fondo, su cui ciascuno di noi può riflettere, considerando la propria esperienza sia di docenti sia di studenti. Queste domande riguardano anche gli studenti, perché il rapporto, diciamo, da maestro a allievo, da professore e alunno, è un rapporto, diciamo, essenziale. Non esistono maestri se non ci sono allievi, sono delle banalità queste, così come non ci sono allievi se non ci sono
maestri, ma per essere maestro o insegnante, cioè avere qualche cosa da insegnare, secondo me la vita delle parole è particolarmente importante. Insegnare vuol dire lasciare un segno in. Il buon professore, il buon maestro è colui che è in condizione di incidere, di far sì che chi ha incontrato quel maestro non sia più quello di prima, ha ricevuto un insegnamento. Maestro, l'etimologia ci dice che è una parola che è costruita sulla parola magis, e il suffisso ter è un suffisso diffuso nelle lingue indoeuropee che indica una relazione, quindi magis rispetto a. Il maestro, c'è poco da dire che prende sul serio il suo compito, non è colui che vuol fare l'amicone dei suoi allievi, non è colui che vuole mettersi sullo stesso piano dei suoi allievi. Il maestro è pagato, scusate la volgarità della cosa, è pagato per essere qualcosa di diverso, di essere per l'appunto un magis. In questo libro, il libretto che è stato citato, io ho fatto un po' l'esempio del capo cordata in montagna. Il maestro è quello che sta in cima alla cordata e in qualche modo deve tirar su quelli che sono legati in cordata. Quindi innanzitutto il maestro deve riuscire a agganciare i propri studenti, agganciarli psicologicamente, farli consapevoli che stanno compiendo un'opera comune. Guardate che non è affatto facile questo, perché molto spesso un insegnante che non si fa coinvolgere nel suo lavoro, che non si rende conto che l'insegnamento è un percorso non solitario, non è la guida che va in montagna in solitaria, ma è uno che tira su, porta su. Ecco, il vero insegnante è colui che, secondo me, è capace, con la sua cultura, con la sua passione, col suo esempio, cioè di essere maestro. La parola è maestosa, la parola maestro, o no? Non è molto. Tra l'altro, magister, in questo libretto, un po' scontro col discorso, apro una parentesi, ho fatto più è un'altra parola, ma siamo legata alla parola il ministro. È quello che sta giù, minus. Andiamo a dirlo a qualcuno dei nostri ministri, che loro portano un nome che indica che loro stanno giù. Sono al servizio, sono al vero, servizio. Vero, vero. Ecco, il maestro, viceversa, non si può dire che sia al servizio dei suoi studenti, al servizio nel senso di uno che sta giù, ma è uno che, come posso dire, che esegue un compito in cui è coinvolto lui e sono coinvolti i suoi studenti, ciascuno per la propria parte. E quello che il motto francese, mai più maestri, voleva evitare è che in questo rapporto sia implicita una forma di autoritarismo. Oppure, se volete, il rischio che il maestro voglia diventare un guru, un manipolatore delle coscienze,
il vero maestro è quello che riesce a coinvolgere, però facendo sviluppare la libertà dei suoi studenti. Ed è una cosa molto, ma molto difficile, ma al tempo stesso anche assai esaltante. Certo, affascinante. Se uno ragiona su queste cose, poi si guarda attorno e vede che è in programma una misura di reclutamento di non so quante decine di migliaia di insegnanti nella scuola senza criteri, è uno dei lavori più difficili, quello dell'insegnante, dalle elementari all'università, eppure si entra per ragioni puramente burocratiche spesso, una volta che uno ha ottenuto un posto, ecco l'insegnante che ha ottenuto un posto, capite com'è? L'idea del posto sembra un luogo dove si asside tranquillamente fino al momento della pensione. Il posto. Il posto fisso, ecco. Che poi purtroppo mia moglie, che ha insegnato tante volte tanti anni nella scuola professionale, sa che i sindacati spesso operano proprio nello spirito del posto fisso, posto. E non nel senso del miglioramento professionale, della responsabilità, della consapevolezza di che cosa debba essere il ruolo dell'insegnante. Ecco, se verrò a Maglie prossimamente, facciamo una bella discussione su che cosa significa essere maestro. Assolutamente, bellissimo. Guardi professore, io devo dirle, penso di esprimere a nome mio il pensiero di tutti quanti. La profondità dei suoi concetti ci porta a riflettere e a fare le nostre considerazioni, perché bisogna un attimo fermarsi e ragionare sulle cose. Forse questo tempo di chiusura, di lockdown, con la sua lentezza, ci ha consentito di riflettere un po' di più, di venir meno al flusso velocissimo che comunque la vita ci comporta di necessità. E io starei ore ad ascoltarla, ma penso che diciamo siano state 2 ore piene e che la profondità appunto dei suoi concetti necessiti di adesso essere fatta propria anche dai nostri studenti e dai noi stessi, e immagino che si sarà anche un po' stancato, perché una cosa è fare incontri in presenza, una cosa è fare incontri a distanza con difficoltà e con la mancanza della presenza fisica, che a mio modesto parere rende tutto molto più piacevole e molto più leggero, che non invece stare di fronte ad uno schermo. Condivido pienamente. Ecco, per cui professore, sì. Gli studenti che si sono iscritti a questo seminario telematico, se sono ancora presenti o se hanno tagliato la porta. Ci sono tutti. Va bene, allora mi integro con loro. No, grazie. Ma loro sono sempre molto attenti, e tra l'altro, professore, come lei ben sa, gli incontri che facciamo li abituano anche, no, a dialogare e a prendere il meglio, insomma, degli stessi. Io, professore, con il cuore, con gratitudine, con affetto veramente sincero, la ringrazio a nome di tutto il mio liceo, dei miei professori, dei miei studenti, e con la promessa, a Dio piacendo, di rivederci di persona, a patto che venga con quella busta, perché leggere rende liberi, come non mi ricordo, lei venne con un contenitore, la lettura rende liberi, rende indipendenti. Sì. Esatto. Era la busta
che veniva distribuita al Salone del Libro. Esattamente. Napoli, se esattamente. Non mi sbaglio. Esattamente. E poi leggere crea dipendenza. Leggere crea dipendenza. Esatto, ricordavo vagamente. E poi, professore, noi abbiamo ancora un nostro impegno al Circolo dei Lettori, quando potremo rivederci, come lei ben sa, per la presentazione del libro. Benissimo. Vabbè. Grazie a tutti voi e alla prossima occasione. Grazie. Ciao, professore, grazie. Buonasera. Grazie. Buona serata. Ciao, buona serata. Ciao. Buonasera. Grazie, buona serata.